tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Piogge grandine nelle Marche, strade allagate, smottamenti e colture azzerate. Approvato in Consiglio Comunale a Pesaro la realizzazione del parcheggio Baia Flaminia, favorevoli i commercianti, un po' meno i residenti. Più di 400 gli eventi cancellati in provincia di Pesaro e Urbino, l'Unione delle Proloco chiede di intervenire ai tavoli tecnici della Regione. Compie 104 anni il campione di atletica master Giuseppe Ottaviani, al bar di Sant'Ippolito lascia il caffè pagato a tutti i suoi compaesani. È tra i primi 50 classificati del premio Rai Cinema il cortometraggio fanese realizzato sulla sindrome di Williams, che vede tra i protagonisti il giovane attore Nicola Romiti. Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia con Marco Ferri. Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia sul canale 17. Apriamo con la violenta ondata di maltempo che si è abbattuta nel sud delle Marche. In particolare sono state colpite due province, quella di Fermo e di Macerata. Le forti piogge e la grandine hanno provocato allagamenti e danni alle colture. Vediamo. Campi bombardati, strade allagate e smottamenti. Il maltempo annunciato ha colpito le Marche durante la notte. Una violenta grandinata si è abbattuta nelle zone interne delle province di Macerata e Fermo, risparmiata quella di Pesaro Urbino. In azione i vigili del fuoco impegnati in numerosi interventi. Le richieste sono state soprattutto per danni a lucernari e tetti di abitazioni. I pompieri hanno soccorso diversi automobilisti e rimosso alberi e rami caduti. Per liberare le strade dalla grandine è stato necessario l'intervento degli spazzaneve. La statale 77 della Val di Chienti, diventata un manto bianco di ghiaccio, è stata chiusa in entrambe le direzioni, tra gli svincoli di Corridonia e Morrovalle. Sul posto il personale dell'ANAS per le operazioni di pulizia e ripristinare la circolazione. Pesanti le ripercussioni anche a Monte Giorgio, Montelparo e Mon San Pietro Morico nel Fermano, dove il sindaco Romina Gualtieri ha aperto il centro operativo comunale per far fronte all'emergenza. Infatti, in alcuni punti della città si è accumulato quasi mezzo metro di grandine. Ad Ancona, invece, sono stati una decina gli interventi dei vigili del fuoco per piante cadute in strada, grondaie e camini pericolanti. Nella frazione di Angeli, un cedro è stato colpito da un fulmine e i rami sono finiti lungo via Roma. Allagati anche diversi locali interrati. Preoccupata Coldiretti, che lancia l'allarme, la siccità prima e ora la grandine, si legge in una nota. Il maltempo ha provocato danni ingenti. La perturbazione in alcuni casi ha azzerato addirittura il lavoro di un anno, come nel maceratese, dove molti campi di grano sono stati letteralmente rasi al suolo. A farne le spese sono state vigne e cereali, per non parlare della frutta, proprio agli inizi della raccolta e del boom di consumi della bella stagione. L'associazione di categoria ha iniziato la conta dei danni. €20 milioni in premi da destinare ai sanitari. Oggi il presidente della Regione Marche, Luca Ceriscioli, ha inviato un messaggio ai sindacati per definire i criteri con i quali distribuire le risorse a chi ha lavorato in prima linea nell'emergenza Covid-19. Esattamente un mese fa la Regione firmava un accordo con i sindacati stanziando €20 milioni a favore di tutti coloro che hanno lavorato dentro l'emergenza Covid nelle strutture sanitarie. Una scelta forte, molto chiara, di sostegno anche in termini materiali rispetto alle persone che hanno vissuto in prima linea questa emergenza, con un valore di circa €1000 per addetto che ovviamente vanno distribuiti secondo dei criteri. A distanza di un mese questi fondi non sono stati ancora erogati perché serve per il loro utilizzo l'accordo con i sindacati. L'accordo sindacale sta avendo in questi giorni, spero, le ultime riunioni e quindi mi sembrava importante dopo un mese fare un appello a tutte le sigle che partecipano a queste trattative perché la trattativa possa andare rapidamente a conclusione e possiamo vedere utilizzate quelle risorse.
È un fatto importante, il tempo non è una variabile indipendente, non possiamo far passare troppo tempo perché non sarebbe giusto nei confronti di tutte queste persone. Quindi l'invito che faccio è quello di un impegno, di una determinazione, di una trattativa d'oltranza, in modo che si chiuda l'accordo e possiamo, attraverso le aziende, finalmente distribuire queste risorse. E sull'andamento di questa epidemia nella fase 2, oggi abbiamo sentito il parere di Massimo Agostini, l'ex direttore del servizio igiene dell'ASUR, dell'Area Vasta 1. L'emergenza non è in questa fase assolutamente terminata, cioè terminata l'aspetto dei ricoveri presso le terapie intensive. Oggi la battaglia si è spostata, si sposta. Si sposta dove? Si sposta innanzitutto in quella che è la capacità di poter subito intercettare quelli che possono essere eventuali casi positivi, i nuovi malati, in modo tale da attivare immediatamente indagini epidemiologiche al fine di rintracciare eventuali contatti, riuscire a fare i tamponi a tutti quelli che sono venuti a contatto con il caso e quindi cercare di isolare e contenere eventuali emergenze di nuovi focolai. Questa è la sfida, è una sfida che si combatte soprattutto nel territorio. Dipartimenti di prevenzione che siano in grado appunto di fare indagini epidemiologiche, contattare tutti i soggetti che vengono positivi e venire a conoscenza degli stessi e soprattutto tentare appunto di isolare i focolai. L'estate, il caldo, si parla molto di questo aspetto, però voglio dire, il virus circola anche in nazioni dove le alte temperature sono la quotidianità. È vero questo, il virus, infatti, tre volte che lo dico, è tra di noi. Cioè, la parte più positiva qual è? Che si vive un po' meno in ambienti chiusi. Però chi ha il virus lo trasmette, quindi è questo l'elemento da fare attenzione. Quindi il gioco è proprio qui, cioè il gioco è nel sapere intercettare precocemente quelli che sono i nuovi casi, chi ha sintomi deve, in modo tale che si rivolga al medico che lo segnali immediatamente, quello che ha sintomi deve essere sottoposto ad accertamenti come nel caso del tampone. Se devono essere fatte indagini epidemiologiche per capire quali sono stati i contatti di questo soggetto, fare i tamponi anche ai contatti e in questo modo tendere ad isolarli finché sono positivi. E adesso cambiamo argomento. Andiamo a Pesaro, dove il Consiglio Comunale ha approvato il parcheggio, la realizzazione del parcheggio a Baia Flaminia. Sono contenti i commercianti, un po' meno i residenti. I lavori di realizzazione del parcheggio a raso comprendente via Belgardo, lungo Foglia delle Nazioni, è stato approvato in Consiglio Comunale con progetto di fattibilità tecnico-economica in porto di 200.000 euro. L'intervento è previsto in programma triennale dei lavori pubblici 2019-2021 e compreso nel più ampio progetto di riqualificazione dell'area comprendente edifici e strutture destinate a campi da tennis e piscina. La realizzazione di tali opere determina un incremento dell'affluenza delle strutture sportive durante tutto l'anno, va a costituire un miglioramento nell'offerta complessiva del quartiere che per la sua particolare caratteristica di margine nord-occidentale urbano, oltre che delimitata dal Colle San Bartolo, presenta problemi non risolvibili esclusivamente con azioni di gestione della viabilità esistente, bensì richiede anche interventi strutturali. Con la realizzazione del progetto si prevede di riqualificare l'area di circa 2.593 metri quadri, ponendo in opera un parcheggio a raso con stalli semipermeabili. Dall'opposizione Dario Andreoli della Lega ritiene che le scelte urbanistiche devono essere considerate solo all'interno di una strategia globale. Luca Pandolfi di Forza Pesaro sostiene che in quell'area c'è volontà di ripensare tutto lo sviluppo e riqualificazione della parte centrale di Baia Flaminia. Il parcheggio, dice Pandolfi, va inserito nella rivisitazione Campo di Marte. Su questa linea anche alcuni cittadini sono contrari al progetto. Una parte dei residenti è stata estremamente contraria alla realizzazione del parcheggio perché toglie servizi sportivi che per noi sono importanti e uno spazio verde che ovviamente ci dà un grande beneficio in termini di aria pulita e ovviamente un parcheggio in prospettiva peggiorerà la nostra qualità di vita perché porterà maggiore rumore notturno, diurno, maggiore smog e
e ovviamente la popolazione è molto anche preoccupata per l'impatto che può avere in termini di traffico. Portare un grosso numero di macchine alla baia secondo me non è neanche una buona idea in termini di sicurezza, perché affollare una zona che ha un'unica via di accesso potrebbe non rispondere, insomma, non essere una scelta responsabile. E preferiremmo che l'amministrazione investisse in alberi e in verde piuttosto che in parcheggi. Se alcuni cittadini sono contrari al parcheggio, gli imprenditori invece sono pienamente favorevoli. Siamo contenti di questo intervento del comune, perché in questo momento qua in Via Flaminia avevamo molto bisogno di parcheggi, perché comunque negli ultimi anni questa zona è stata molto rivalutata, grazie comunque a tutti gli imprenditori. Tolgono solo 4 alberi e ne piantano altri, non capisco, lì già c'è un cemento. Io sono qui da 6 anni, non ho mai visto giocare nessuno, pochissime volte. D'estate qua era sempre un ingorgo di macchine con bambini nella piazza che giravano, potevano essere anche pericolose. Tenendolo anche a ridosso proprio dell'entrata, secondo me ci sarà anche una pulizia anche delle strade, si possono valutare di fare eventi chiudendo anche periodicamente o totalmente, anche come si parlava questi giorni della zona della baia. Secondo me c'è un inizio di tanti progetti per migliorare, secondo me, questa zona che è diventata meravigliosa. Come è noto, la prossima estate, quella che sta per iniziare, sarà senza musica, senza concerti dal vivo, perlomeno i concertoni. Più di 400 eventi intanto sono stati cancellati dal calendario degli eventi e manifestazioni della provincia di Pesaro Urbino. Per questo l'UMPLI ha chiesto, l'Unione delle Proloco Provinciale, ha chiesto di poter intervenire nei tavoli tecnici in regione. Allora, noi abbiamo fatto un calcolo di eventi che nella nostra provincia sono venuti a mancare, che verranno a mancare circa 400 eventi, tra più importanti a minori, che magari si venivano a sapere di meno sui social e sui media. Abbiamo fatto questo appello alla Regione Marche e devo dire grazie, perché fino adesso la Regione Marche ci è stata sempre vicino, è stata sempre attenta alle esigenze delle Proloco della nostra provincia e del nostro territorio. E mi sono sentito sabato con tutte le Proloco della provincia di Pesaro Urbino, con le 67 Proloco, e ci siamo sentiti anche con il rappresentante del comitato UMPLI Ascoli Fermo, col presidente, e ha partecipato alla riunione il vicepresidente del Consiglio regionale Renato Claudio Minardi, al quale ringraziamo per la sua disponibilità, che si è fatto carico delle istanze delle Proloco della provincia di Pesaro Urbino. La nostra richiesta maggiore è quella, prima di tutto, di essere inseriti nei tavoli tecnici dove si decide, dove si parla e dove ci sono le linee guida, dove si discute sulle linee guida dell'elenco degli eventi, come organizzarli e come farli. Questo per noi è fondamentale. L'altro punto fondamentale è riconoscere alle Proloco un contributo per poter andare avanti e per poter continuare a promuovere ed accogliere i turisti nel nostro territorio, nella nostra bellissima provincia, ma anche nella Regione Marche. Noi contiamo dalla fine di febbraio fino tutto compreso il mese di giugno, quindi 4 mesi di stop generale dovuta al Covid. Chiaramente non è colpa della regione, ma è un problema legato a sanitario, quindi insieme vorremmo capire come fare e quali saranno le linee guida per organizzare i nostri eventi. E oggi a Sant'Ippolito grande festa per i 104 anni di Giuseppe Ottaviani, il campione di atletica master. Ottaviani che ha festeggiato rigorosamente in casa con pochissimi familiari per la questione del Covid, ha comunque voluto offrire a tutti i suoi compaesani, pagare un caffè a tutti al bar del paese. Ne ha superate tante nella vita Giuseppe Ottaviani e oggi è arrivato ad un altro traguardo. Ha spento 104 candeline in un momento delicato che ha deciso di affrontare con la forza del sorriso insieme all'amata moglie Alba, come ha sempre fatto d'altronde. Nato il 20 maggio 1916, durante la Prima Guerra Mondiale, il nonnino di Sant'Ippolito ha superato virus e pandemie. Come sta Giuseppe? È vergognoso, ma io sto bene. Perché vergognoso? Siamo felici per lei. Com'è stato questo periodo? È rimasto in casa?
maggiormente in casa, però sono uscito, sono andato a destra e a sinistra a secondo i bisogni. Insomma, io ho vissuto la mia vita normale. Ecco, ma questo virus le ha fatto paura questi giorni? Questo virus mi ha fatto impressione perché tanto è inutile. Non devi fare il forte. È stato attento però. Sì, ho sentito quei particolari che suggerivano di stare riguardato su questo, su quello. Con le sue imprese sportive e gli innumerevoli record, l'atleta intramontabile ha trasmesso negli anni un messaggio di tenacia e speranza, diventando un esempio per tutte le generazioni. Nella sua carriera agonistica, iniziata dopo i 70 anni, è stato capace di conquistare titoli iridati a Madrid, Malaga, Ancona e Jesolo, nonché 10 medaglie d'oro in una sola competizione durante i Mondiali Master di Budapest nel 2014. Ma a me non faceva niente, io quasi quasi mi dispiacevo. Perché? Non avevo quell'accorgimento di medagliato. Però è stato contento. Un pochettino di emozione fa bene. Va bene, insomma, ti fa vivere. Orgoglioso delle sue origini, oggi ha deciso di festeggiare il compleanno lasciando al bar del paese un caffè pagato ai suoi compaesani, ma è stata una festa particolare a causa delle misure anticontagio imposte dal Covid-19. Poc'anzi sono stato a trovare Giuseppe perché è dovere mio, quale tecnico, quale presidente soprattutto del gruppo Atletica Fossombrone, portargli un souvenir, un regalo, una presenza, si dice. Perché mentre gli anni precedenti avevamo tutti gli anni organizzato un sistema di un pranzo il giorno dopo, lo stesso giorno o la domenica dopo, presso un ristorante con torte, 200-300 persone. E che uomo è Giuseppe? Peppe, detto così alla buona, è un grande in tutti i sensi, nella sua vita, nello sport soprattutto, io che lo vedo, l'ho visto e lo vedo come atleta, e oltre, cosa vuol dire? Quando per esempio 10 anni fa andavamo a fare una gara, faccio un esempio a Formia, non so, a Caorle, lui mi programmava, mi fermava, mi telefonava, dice la prossima volta faremo così. Quindi non era solo uno che faceva, ma era un dirigente di se stesso e anche sugli altri. E questa è una cosa bella, molto bella. Beppe questa mattina è arrivato al bar accompagnato dal figlio Paolo. Dopo aver salutato i presenti e il sindaco di Sant'Ippolito Marco Marchetti ha sorseggiato un caffè, ma rigorosamente d'orzo. Era impossibile mancare a questo compleanno, 104 anni del nostro scalpellino d'oro. L'amministrazione comunale, il comune si stringe con orgoglio a questo nostro concittadino. È una persona che rende sempre onore al nostro comune e dà la possibilità di parlare di Sant'Ippolito anche al di fuori dei nostri confini comunali. Ed è anche un esempio di vita, di uno stile di vita sano, uno sport che è gioia di vivere e allunga la vita, si può dire in questo caso, e quindi non potevamo mancare ad abbracciare virtualmente in questo periodo al nostro concittadino. Auguri a tutti quanti, eh? C'è un cortometraggio, qui parliamo di cinema locale, che sta scalando le classifiche di Rai Cinema e in questo momento è in 50esima posizione. È un film, un cortometraggio che si occupa di un tema importante, quello della sindrome di Williams. E tra i protagonisti c'è un giovane attore che si chiama Nicola Romiti. Vediamo. Basta! Basta! Ciao, sei un amico di Robin? Io sono il Nicola. Ah, io pure? Pure, eh. Che nome strano è? Quello lì. Si intitola Nico e Nico ed è la storia di un'amicizia molto particolare, nata quasi per caso tra un uomo e un ragazzo affetto da sindrome di Williams, amicizia che porterà l'uomo ad un importante confronto con se stesso e con una cupa ombra del suo passato. Il soggetto, tratto da una storia vera, ha dato vita ad un cortometraggio che ora è tra i primi 50 del premio Rai Cinema Channel del concorso internazionale Tulipani di Seta Nera, visibile sul sito e sulla piattaforma digitale. Sono libero perché devo portare mio figlio alla visita. Va bene, dai, se è proprio necessario vengo. Sì, adesso in un modo o in un altro la trovo una soluzione. Adesso come la mettiamo? Ah.
facciamo tardi. Ma perché? Che fretta c'è? Perdiamo l'autobus. Il film è stato prodotto da On Stage e Movistar Production di Roberto Siepi e sostenuto dall'Associazione Genitori Sindrome di Williams e della cooperativa della Sorgente, guidata dalla regia di Nicola Anselmi ed Emanuela Giorgi. Un'esperienza personale, mia, familiare, appunto con un cugino, dopo 62 anni abbiamo capito, i medici hanno capito, la scienza ha capito che è affetto da sindrome di Williams. Qual è il modo migliore per dare spazio, per metterlo in luce e metterlo in evidenza? Fare quello che sappiamo fare, video, film, cortometraggi. Quindi con un cortometraggio abbiamo voluto raccontare questa storia in modo da arrivare a più persone possibili. Tante persone che nemmeno sapevano cos'era la sindrome di Williams. Questo per noi è stato importante. Abbiamo volutamente inserito diverse nozioni mediche nel cortometraggio. Lo scopo era questo, cioè purtroppo la Williams è una sindrome che ancora oggi è difficile da diagnosticare perché non si conoscono bene le caratteristiche, ma non la gente comune, i medici non conoscono bene le caratteristiche. Fare informazione, non solo, come dire, divertire e intrattenere. Il film è stato realizzato con la collaborazione della Regione Marche e dei comuni di Fano e Pesaro, in totale sinergia. Sono molti gli attori sia fanesi che pesaresi che hanno preso parte alle riprese, tra cui Nicola Romiti, in veste di protagonista. Nicola, come è stato partecipare come protagonista a questo cortometraggio? Mi è piaciuto tanto, mi sono divertito molto. Con Nicola Selmi, con la Manuela, gli altri personaggi, gli altri ragazzi. Il cortometraggio ha visto la straordinaria partecipazione del noto regista fanese Leandro Castellani, che ha deciso di vestire questa volta il ruolo di attore cimentandosi in un'emozionante interpretazione. Ci ho pensato tutta la notte. Mi chiedevo cosa avrebbe fatto tua madre. Se questa cosa dell'esame di Leo è importante per te, allora falla. Mi fido di te. E oggi Cartoceto festeggia il suo patrono alle 21 nel Santuario della Beata Vergine delle Grazie. Verrà celebrata una messa in onore di San Bernardino da Siena e quella sarà la prima funzione religiosa dopo lo stop prolungato a causa del coronavirus. Per l'occasione si uniranno, anche se solo spiritualmente, la parrocchia di Santa Maria della Misericordia e quella di Santa Apollinare di Lucrezia. Invece, in occasione della festa di Santa Rita, che cade venerdì 22 maggio, vi ricordo che Fano TV trasmetterà in diretta alle ore 9:30 del mattino la Santa Messa celebrata nella parrocchia di San Giuseppe al Porto. E con questo chiudiamo qui il nostro appuntamento con l'informazione. Ci vediamo domani mattina alle 7 in diretta con la rassegna stampa. Arrivederci.